si è insediato sabato scorso nella Casa del Popolo a Montefino il neoeletto Consiglio Comunale che ha dato il via al terzo mandato al veterano primo cittadino dottor Ernesto Piccari, che prima di iniziare i lavori offre all'unica donna del Consiglio un omaggio floreale, sì, alla consigliera Laura Barbieri, che rimane sorpresa, così perlomeno è sembrato al sottoscritto. Il sindaco inizia il suo discorso con la famosa frase che pronunciò Enzo Tortora nel suo ritorno in TV, sì, il conduttore televisivo della trasmissione Portobello: dove eravamo rimasti? E così il sindaco dice: si riparte dal 24 di maggio ed oggi siamo ancora qui. A due settimane dalle elezioni del 26 maggio 2019, il plurisindaco Ernesto Piccari ha sciolto il rebus degli assessori della Giunta, l'unica amministrazione rimasta dopo Arsita e Castiglione. Si riparte con la convalida degli eletti per le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità per alzata di mano, ed elezioni, commissione elettorale e gruppi consiglieri. Subito dopo, il sindaco, messosi la fascia tricolore, ha giurato con la classica formula davanti al Consiglio e di tanti cittadini: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. E quindi elenca tutti i componenti della Giunta che rispondono al nome di Pasqualino Gianforte, assessore alla viabilità ed infrastrutture, al quale è stato affidato anche l'incarico di vice sindaco. E Paolo Bosica, secondo assessore con delega trasporto pubblico, urbanistica e commercio. Mentre sulle poltrone dell'opposizione si sono accomodati, siedono Nicola Smaranca ed Elso Pinciotti, ma anche il candidato sindaco perdente Giancarlo Sierri, consulente, assente per impegni di lavoro. Questa praticamente è la squadra che guiderà la cittadina a guardia del fiume Fino nei prossimi 5 anni. Il sindaco si è ripromesso che nei prossimi giorni saranno assegnate altre deleghe e compiti specifici, sì, un impegno incessante per affrontare al meglio i prossimi problemi che si dovessero presentare. Subito dopo i convenevoli ringraziamenti e presentazioni e traccia le linee programmatiche relative ai progetti e azioni realizzabili nel corso del mandato, con la necessità di anticipare per quanto riguarda il progetto delle aree interne che stanno per scadere. Grande sostegno alle associazioni culturali e sportive del comune, piano regolatore, rifiuti e raccolta differenziata, con un paese sempre più green, e promozione turistica, gastronomica e naturalistica. Ed infine l'occupazione. Da sottolineare la presenza in sala di tante donne e da non trascurare il sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti e l'ex sindaco Gabriele Astolfi, prossimo il suo insediamento all'emiciclo, essendo stato il primo dei non eletti nelle liste teramane di Forza Italia. In sala altresì la presenza della First Lady Eugenia, il dottor Andrea e la dottoressa Francesca, ambedue figli del primo cittadino, con i due nipotini Bianca ed Edoardo. Durante la sfilata per scendere in piazza di tutti i neoconsiglieri con in testa il primo cittadino Piccari, un saluto doveroso al maestro ex sindaco della fine degli anni 60, sì, Tonino Pompei, che nella sua legislatura realizzò il ponte ad arco inaugurato dall'allora ministro Remo Gaspari. Ad aspettarlo, sotto il campanile della chiesa della Madonna del Carmine, un fiume di cittadini arrivati da ogni dove, e fra questi la sua mammina Ivana. Porchetta e birra hanno fatto il resto fino a tarda ora a commentare i risultati. Vediamo. 3 mandati continuativi, la prima con tanto entusiasmo, la seconda è scemato un po', e la terza che facciamo? E chi l'ha detto che è scemato? Anche il tuo competitor. Ah, a giudicare dai consensi penso che sia scemato qualche d'un altro. Noi abbiamo triplicato i consensi rispetto al primo anno, quindi con 80 votanti in meno abbiamo creato un divario di 151 voti. Non mi sembra che sia scemato il consenso, anzi il fatto di aver trovato facilmente i candidati e di non aver avuto di 10 o 14 candidati, abbiamo eliminato quelli che non erano
domiciliati, non residenti a Montefino, quindi proprio per assicurare la continuità. Voler bene a Montefino, a Villa Bozza, significa stare sul territorio. Se la popolazione e la cittadinanza di Montefino ci ha premiato, non ha premiato Ernesto Piccari, ha premiato l'idea che avevamo noi di amministrazione, un'amministrazione che è condivisa, si guarda agli interessi del territorio e si lavora per il territorio. Questo è il nostro programma amministrativo. Un'idea non può scemare, anche perché se ci sono nuovi interpreti per questa idea, io ho cambiato 10 consiglieri su 11 rispetto al primo mandato e abbiamo ottenuto sempre maggiori consensi, quindi è l'idea che funziona, non sono le persone. Lei parla di programmi, i prossimi programmi, i progetti per il futuro, che cosa ha in mente il primo cittadino Piccari? Di condividere sempre più con gli altri comuni, nella speranza che anche gli altri comuni vogliano condividere con noi quelle che sono le risorse che abbiamo insieme agli altri comuni. Quindi parlo di scuola intercomunale, parlo di servizi condivisi. Noi abbiamo un solo servizio condiviso, che è la centrale unica di committenza, che ha proprio sede qui a Montefino. Quindi noi vorremmo che aumentassero i servizi condivisi con gli altri comuni. Naturalmente ci vuole la volontà anche degli altri sindaci. Hai parlato di aree interne, di che cosa si tratta? Vogliamo spiegarlo meglio? Allora, quello è un progetto che è nato per le aree interne. Noi abbiamo formato un raggruppamento temporaneo con gli altri comuni, siamo in 19, che riguardano sia l'area Vestina, l'area Delfino e l'Alto Vomano, l'Alto Piombo e l'Alto Vomano, e questi sono interventi che riguardano il miglioramento dei trasporti, il miglioramento della sanità e l'accoglienza turistica nelle aree interne. Sono fondi destinati solo per l'area interna, li possiamo intercettare solo coloro che sono organizzati in associazioni temporanee di comuni. Noi ci siamo costituiti 5 anni fa, abbiamo avuto l'onore di avere Enzo Lucci come referente, come sindaco referente, e siamo arrivati finalmente dopo 4 anni e mezzo di lavoro, arriveremo entro il 30 giugno alla firma in regione della convenzione. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Diciamo, è da tanto che stai in consiglio. Ho fatto 5 anni come consigliere, adesso provo col vice sindaco, facciamo... Che assessorato ti hanno dato? Quale ministero? Alle opere pubbliche e alla viabilità. Ho capito. Che pensi di realizzare? Che ma vediamo, per le strade soprattutto siamo un po'... Massimale, diciamo, sì. Ma vediamo, dai, la prossima volta. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Allora, la prima domanda: perché manca il candidato sindaco Giancarlo Sierri? Il candidato sindaco è assente questa sera, era assente al consiglio comunale di apertura per motivi lavorativi, sì. Al momento è fuori, quindi non ha potuto presenziare questa sera. Comunque la minoranza era presente, eravamo presenti io, Nicolas Maranca e l'altro candidato Elso Pingiotti. C'eravamo stasera e ci saremo nei prossimi 5 anni per far sentire la nostra voce e per portare avanti un discorso di continuità con la minoranza degli ultimi anni, per dare una nuova opportunità di crescita anche a livello di minoranza a Montefino. Secondo lei che cosa non ha funzionato? Io li vedevo pimbanti, pronti alla vittoria, invece qualcosa è successo. Qualcosa è successo, potevamo pensare anche ad una sconfitta, ma era difficile, è stato anche difficile capire perché poi si è perso di così tanto. È stato il parere del popolo, Vox Populi, Vox Dei, quindi dobbiamo accettare il verdetto, lo accettiamo con serenità, ne approfittiamo per fare il più caloroso in bocca al lupo alla nuova amministrazione comunale, al candidato sindaco Ernesto Piccari, auguriamo loro buon lavoro. Noi ci saremo per far sentire la nostra voce, lo faremo sia magari proponendo anche qualche iniziativa quando ce ne sarà occasione, ma anche controllando tutte le attività dell'amministrazione comunale, come è stata fatta negli ultimi anni. Durante la campagna elettorale lo avevamo fatto, ad esempio con il discorso dei debiti presenti, e noi vogliamo riprendere anche quel discorso per controllare appunto che tutto vada per il meglio a livello economico per il nostro paese, ma ciò che conta nei prossimi 5 anni, come ha detto anche il candidato sindaco dottor Ernesto Piccari, è portare nuova linfa a Montefino. Contenti, felici?
siamo felici. Risate, risate. La risata. Prima taglia baciata, auguri, a presto. Le buone maniere sono sempre state una nostra caratteristica, forse per questo siamo stati il sindaco di Atro in primis, l'ex sindaco Gabriele Scolfi, il professor Pier Giorgio Ferretti, in procinto di assumere una carica regionale. Saluto tutti i cittadini, tutti coloro che hanno votato e non, perché adesso è il momento unitario, perché voi avete dimostrato che noi eravamo per l'unità, visto che il crescente consenso. La seduta di insediamento è un momento istituzionale, perché il sindaco giura, io tra poco giurerò per rispettare la Costituzione. Rispettare la Costituzione è un atto che non è semplice, ma comporta poi una serie di azioni che bisogna fare nel corso del proprio mandato. Quale deve essere il rispetto della persona, il rispetto per il meno ambiente e il rispetto delle leggi. È un momento istituzionale molto importante, perché c'è l'insediamento, siete stati tutti convalidati come rappresentanti del popolo, ognuno ha diritto di parola in questo consesso e le decisioni le prende il Consiglio Comunale, per la regola della democrazia, a maggioranza, alcune volte anche all'unanimità. Naturalmente corre l'obbligo di ringraziamento a tutti i miei colleghi amministratori, sia consiglieri di maggioranza, assessori e vice sindaci, sia i consiglieri di opposizione che mi hanno accompagnato nei precedenti 10 anni. Per me è un mandato storico, perché essere eletto per la terza volta alla carica di sindaco vuol dire aver riscosso la fiducia dei cittadini. E io ve ne sono grato, come sono grato al nuovo gruppo che ha voluto continuare questa azione amministrativa. Ringrazio naturalmente tutti i dipendenti, perché senza i dipendenti comunali un comune non cammina. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno dato la disponibilità per continuare questo cammino amministrativo, che non è semplice, è difficile, ci sono grosse difficoltà, ma le grosse difficoltà sono fatte per essere superate e non per piangerci addosso. Quindi, come abbiamo superato le difficoltà, supereremo tutte quelle che ci si presenteranno. Naturalmente sono contentissimo di non aver avuto un rinnovo di mandato semplice, ma un rinnovo che è stato plebiscitario, perché probabilmente nonostante 80 votanti in meno sono cresciuti i consensi che noi abbiamo avuto, il divario con la seconda lista, quindi vuol dire che sul territorio ci è stato riconosciuto questo ruolo. Probabilmente abbiamo coinvolto anche le persone che avevano a cuore e molto le sorti di Montefino, e la cittadinanza ci ha premiato. Io rinnovo il ringraziamento a tutta la cittadinanza di Montefino, e dopo queste belle parole ora si comincia a lavorare.